Buongiorno, bentrovato. Buongiorno a voi telespettatori e buon ingresso alle fonti TV per te, Cristian. Grazie mille Alfredo, lo faccio con piacere con te. Abbiamo avuto già modo di parlarci per quanto riguarda la situazione turistica. Allora, facciamo un breve cappello introduttivo e con la nostra prima grafica cerchiamo di capire come è andato l'ultimo ponte. Quello di Pasqua era già andato bene. Quello del 25 aprile è una stima perché siamo intorno ai 9 milioni di italiani in viaggio, secondo altre ricerche, altri calcoli potrebbero essere un po' meno o anche un po' di più, ma insomma era comunque una fetta significativa quella degli italiani che si sono messi in viaggio e la maggior parte ha deciso, come vedete, di restare entro i confini nazionali. Hanno prodotto un buon giro d'affari, oltre 4 miliardi di euro, una bella boccata d'ossigeno per quanto riguarda gli albergatori e tutti gli altri operatori del turismo che non vedevano questi numeri da decisamente tanto troppo tempo. Le mete preferite quali sono state? Andiamole subito a vedere. La maggior parte ha scelto le città d'arte che hanno veramente avuto un ottimo risultato, in primis Venezia, ovviamente che è sempre la prima che si guarda quando si fanno questo tipo di statistiche, ma molti hanno scelto anche mare e montagna, nonostante poi il tempo non sia stato dei più clementi. Allora, vengo subito da te, Alfredo, per analizzare un po', avere la tua opinione su quello che è stato l'ultimo periodo tra il ponte di Pasqua e quello del 25 aprile. C'è stata una boccata d'ossigeno? Ma direi di sì, soprattutto chi è rimasto aperto, perché non tutti hanno ancora aperti come strutture ricettive. L'ultimo weekend, diciamo, è stato un po' penalizzato dal maltempo e quindi molti italiani poi alla fine hanno deciso di non muoversi, ma chi è rimasto aperto, oltre l'80% delle camere occupate. Hanno sofferto un pochettino di più gli stabilimenti balneari, perché naturalmente con il brutto tempo che è imperversato sulla nostra penisola, insomma, non ha fatto venir voglia agli italiani e agli stranieri di mangiare in spiaggia o di stare in spiaggia questi ultimi 2 giorni. Ha avuto un forte rialzo, ha avuto un'ottima prestazione, dicevamo, città d'arte come Venezia e come Firenze, Roma, insomma, le classiche mete del turismo. In questo caso parliamo però molto di turismo italiano. C'è una grossa fetta che ancora manca nel panorama nazionale, un grosso indotto, un introito che negli anni scorsi ha sempre garantito un giro d'affari significativo. Alfredo, gli stranieri cominciano a tornare, li abbiamo visti tra le nostre strade, nelle città più principali, ma è ancora un pezzo che manca. Sì, beh, certo, questo è un turismo ancora, diciamo così, low cost, nel senso che molti visitatori stranieri sono di prossimità, manca il turista, diciamo, che soggiorna di più, non fa solo il weekend, e quindi mancano gli asiatici, mancano gli americani, mancano i cinesi, naturalmente, poi mancheranno i russi, che era una grande fetta da un punto di vista economico per il nostro paese. Alcune zone vivevano, la dico proprio così, grazie all'economia russa. Ecco, su questo i prossimi mesi, le prossime settimane saranno veramente un test anche rispetto a come si amplierà o ridurrà, insomma, la famosa pandemia, il Covid, perché poi sappiamo che la Cina sta ripartendo col Covid, molte città importanti, Pechino, Shanghai iniziano ad essere in lockdown, e quindi quel viaggiatore al momento non c'è. Ecco, dopodiché, sui grandi viaggi, sulle grandi percorrenze, sicuramente le prossime settimane saranno decisive per riportare in Italia, per riavere quel turista che soggiornava sicuramente oltre 15 giorni, che era quello che girava l'Italia, che aveva un limite di spesa abbastanza alto.
Ecco, il turismo russo, hai toccato un argomento dolente. Sicuramente non vedremo turisti russi. Ora ci sleghiamo un po' da quella che è la questione etica, ovviamente, e riteniamo che questa guerra debba finire il prima possibile, proprio perché è una tragedia anzitutto umanitaria. Come sapete, noi però ci concentriamo sulle ripercussioni economiche e in particolare sulle ripercussioni economiche sul turismo. Mi raccontavi giustamente, Zini, che c'è tutta una filiera legata al turismo di alto livello, di alta gamma, di lusso, a cui afferivano poi gran parte dei magnati russi, degli oligarchi cosiddetti russi, che è appunto quello che faceva riferimento alle barche, agli yacht o alle ville di lusso. Ecco, tutto questo indotto. Per quanto riguarda i lavoratori italiani e tutti quelli che lavoravano in questo settore, andrà ad avere delle grosse difficoltà. Beh, credo di sì, perché comunque era una bella fetta di mercato di gente che spendeva e che giravano le zone più ricche d'Italia, no? Da un punto di vista turistico, dove comunque riempivano le cambuse di vino, di prodotti della nostra enogastronomia e che soggiornavano sicuramente anche negli alberghi da 5 stelle e 5 stelle superiore. Bisognerà rimboccarsi le maniche ancora una volta, ma gli italiani su questo sono bravi, tenendo sempre in considerazione che poi c'è il rovescio della medaglia, no? Perché quando parliamo, giustamente come hai toccato tu, della guerra che sta facendo disastri da un punto di vista umanitario, poi ci sono anche i disastri economici, perché sotto i temi dei costi dell'energia è ovvio che il paese Italia si sta muovendo andando a recuperare energia nel resto del mondo, ma uno dei nostri maggiori fornitori del gas e quindi dei costi di energia era proprio la Russia, no? E quindi ci stanno, e anche il Premier Draghi ha detto: mi raccomando, se arriverà il caldo, abbassiamo, non accendiamo i condizionatori, non accendiamo e abbassiamo qualche grado invece i termosifoni. E quindi una parte anche di costi per le aziende naturalmente stanno lievitando, e questo metterà ancora una volta a dura prova chi dovrà riaprire, no? Perché se parliamo del turismo, le infrastrutture dovranno riaprire. Poi l'altro tema è un tema che con l'approssimazione delle riaperture manca il personale qualificato, che non si sa come mai non si riesce a trovare. Non so se è questo assistenzialismo che c'è stato negli ultimi 2 anni causa pandemia, ma molte persone non si stanno più avvicinando a lavorare nel mondo del turismo, che non sono solo alberghi, ma tutto il settore della ristorazione, ma anche quello, voglio dire, perché sulle città d'arte, come abbiamo detto, i commessi, ma tutto l'indotto, tutto il negozio di vicinato, in questo momento è molto penalizzato dalla ricerca di collaboratori. Non si sa se è per i costi elevati e quindi dell'energia, e quindi molti hanno anche deciso al momento di non riaprire. Questo sarà un altro di quelle scommesse che nelle prossime settimane gli imprenditori, insomma, dovranno affrontare. I numeri al Certo. momento sono in stand-by e molti negozi sono chiusi e non si sa se riapriranno. Chi Andiamo allora riesce ad avere la forza proprio. economica invece al momento ha riaperto, e come si diceva prima, hanno avuto i primi benefici in questi 2 weekend appena trascorsi, con dei weekend lunghi, e quindi insomma di rimanere sul mercato e poter pensare anche di fare investimenti. Ecco, allora andiamo proprio a vederli i numeri, andiamo a cercare di capire come sarà l'anno in corso, il 2022, e la spesa che viene stimata complessiva per quanto riguarda il turismo in Italia sarà di 26 miliardi di euro. Sono dati che ha elaborato Demoscopica qualche settimana fa in occasione della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo. Con una stima del più 11%, più 12% quasi rispetto all'anno scorso e 92 milioni di arrivi. Certo che
Sicuramente un dato che ci piace guardare, ci piace commentare con speranza, ma ricordiamo però che nel 2019, che era stato l'anno d'oro del turismo a livello globale, ma anche a livello nazionale, questo rappresentava il 6% del PIL nazionale, 131 milioni di arrivi e dava lavoro, hai citato Alfredo proprio il discorso lavorativo, dava lavoro a più di 4 milioni di persone. Quindi sicuramente non ci sarà il recupero completo durante il corso di quest'anno per quanto riguarda i dati che abbiamo visto affrontare nel 2019. Le problematiche che abbiamo visto, che sono emerse, sono anzitutto internazionali, quindi gli arrivi di stranieri che sarà fortemente limitato da una parte per il Covid e quindi per le limitazioni che alcuni paesi ancora mantengono, nonostante l'Italia le abbia tolte anche per i paesi extra Unione Europea, ma anche per problematiche riguardanti la guerra. E poi c'è un altro grande, come dire, un'altra grande incognita che blocca tanto gli italiani quanto il resto degli europei, e parliamo, hai citato anche questo, dell'inflazione, dell'aumento del costo della vita, e che quindi fa rimandare, se non addirittura abortire, alcune spese importanti per le famiglie. Pensate che nella stessa indagine, quella demoscopica che vi abbiamo mostrato poco, di cui dati vi abbiamo mostrato poco fa, andava anche a chiedere ai connazionali perché non abbia, a quelli che non hanno ancora prenotato una vacanza per il corso dell'anno, il motivo. Ebbene, tra le motivazioni c'era che il 10% era per i timori del conflitto in Ucraina, l'8% per i timori sul Covid e le sue varianti, ma un 13% di italiani non ha programmato villeggiature con la famiglia per un peggioramento delle condizioni economiche. E questo è un dato che ci preoccupa. Alfredo, torno da te. Quanto ti preoccupa? O meglio, la domanda possiamo anche allargarla. Qual è secondo te lo scoglio principale? Cos'è la cosa che ora ci deve preoccupare di più? L'inflazione, l'aumento dei costi, il Covid, la guerra, le incertezze internazionali? Ma guarda, credo che sia un po' di tutto, no? Nel senso che sicuramente l'aspetto economico per le famiglie italiane è naturalmente al primo posto, credo. È ovvio che se c'è benessere nel nostro paese, nei nostri connazionali, tutto gira, rallenta ma non si ferma. Indipendentemente dalla guerra, indipendentemente dal Covid, l'abbiamo visto, cioè gli indicatori sono sicuramente in crescita, anche perché la gente ha voglia di uscire. Il tema vero sarà quanti soldi potranno spendere gli italiani, perché poi dobbiamo giocare ancora su questa grande fetta, no? Per rimanere in piedi il nostro paese, che è fatto di piccole microimprese, negozi di vicinato, credo che questo debba essere la prima preoccupazione di chi ci governa. Il resto verrà da sé, quando ripartiranno i grandi viaggi a lunga percorrenza e arriveranno da noi gli stranieri che hanno grandi possibilità, si rivivrà anche quel benessere che si è avuto prima della pandemia 2018-2019. Oggi manca tutta quella parte di turismo congressuale, no? O quello delle fiere, che comunque era un bel business per il paese Italia, perché ricordo che chi magari arrivava a Milano per partecipare Certo. a una fiera o a Roma si fermava qualche giorno in più, magari portando la moglie o la famiglia addirittura, e quindi portava all'ulteriore benessere. Sono 3 anni che le fiere fanno fatica, stanno ripartendo, ma non sono ancora a regime. Quindi anche questo però è legato alla produzione. Oggi non si fanno fiere perché tante materie prime non ci sono più per costruire, no? Se pensiamo a tutto quello della materia prima che arrivava oggi dall'Ucraina, dalla Russia, ma all'inizio della pandemia tutti i paesi asiatici, no? Quindi siamo in forte rallentamento di crescita sul sistema produttivo. Vediamo che le macchine o comunque i beni anche di innovazione, tipo la telefonia e computer, hanno subito forti rallentamenti e spesso non si trovano addirittura sugli scaffali dei prodotti di alta tecnologia, no? Magari abbiamo dei prodotti che sono stati assemblati prima o in maniera differente. Ecco, io credo che sia un insieme di cose. La cosa importante è che si sta facendo una grossa rete mondiale
affinché si sconfiggano questi due fattori che sono determinanti dal mio punto di vista, la pandemia e la guerra. E poi Quindi soprattutto ritrovare la serenità nelle famiglie, costruendo per quello che è possibile un benessere che ci riguardi un pochettino da vicino. Bisognerà tenere naturalmente a freno i costi e sappiamo che negli ultimi mesi non è stato così per l'aumento appunto, come si ricordava prima, dell'energia che poi fa lievitare un po' tutti gli altri prezzi e aumenta, come ricordavi giustamente tu, l'inflazione nel nostro paese. Ecco, Come Alfredo, come capire cosa presidente, fare non sarà facile per chi ci governa in questo momento. ecco, proprio su quello volevo interrogarti, come presidente di Imprese Storiche, anche comunque uno sguardo, una visione per quanto riguarda tanti altri imprenditori e quindi con le varie istanze che nel corso di questi mesi abbiamo visto emergere da parte degli imprenditori. E soprattutto degli imprenditori del ramo turistico, l'argomento che stiamo affrontando oggi. Come valuti il lavoro del governo fino a oggi? È riuscito a stare abbastanza vicino alle imprese? È riuscito a dare il sostegno che meritavano, che serviva? C'è da fare di più? Ma guarda, sicuramente c'è da fare di più, nel senso che, come ricordavo prima, le nostre imprese sono state messe sotto stress quotidianamente, oramai da 2 anni l'accesso al credito è stato veramente irrisorio per le spese che si sono costantemente riproposte. Ci sono stati alcuni stop delle cartelle, ma anche dei pagamenti, ma che non sono state ridotte. Sono state stoppate per un periodo e sono state rimesse all'incasso nel giro di poche settimane, nel giro di pochi mesi. Allora tutto questo alle imprese non basta, è ovvio, perché le imprese si sono accollate anche la maggior parte dei costi nei confronti dei propri dipendenti, ma anche nei confronti dello Stato, della pubblica amministrazione, no? Perché se l'imprenditore poi non paga gli stipendi o non paga le tasse, voglio dire, lo Stato soffre e quindi ha sempre dovuto tirare fuori le proprie energie anche da un punto di vista economico, no? Mettendo a rischio le proprie aziende e indebitandosi ancora di più. Allora è ovvio che ci voleva una moratoria con dei tempi più lunghi per restituire quello che non è stato pagato anche in questi anni. Perché ricordiamoci che l'imprenditore è vero che ha un forte rischio di impresa, ma vuole anche essere accompagnato dallo Stato. Cioè, quando si parla di questa grande evasione, che è un altro tema di questo paese, ancora delle ultime settimane, anche rispetto alla riforma del catasto, rispetto a quello che sarà la struttura finanziaria per i prossimi anni, ecco, non ci dimentichiamo che però l'imprenditore svolge sempre il proprio compito di pagare le tassere in maniera onesta. Poi c'è sempre qualche furbetto del quartierino, non voglio sottrarmi a questo, no? Bisogna essere sempre molto con la testa sulle spalle, dico io, riconoscere anche che ci sono degli imprenditori borderline, degli imprenditori che magari non lo svolgono fino in fondo. Ecco, però diciamo che la maggior parte degli imprenditori non si è sottratta in questi anni di grande difficoltà nel pagare Certo. le tasse, magari rateizzandole perché non aveva questa grande liquidità, perché anche qui gli istituti bancari si sono trovati stressati sulla richiesta di sulla richiesta di aiuto, no? Da parte di imprenditori e di famiglie, ma credo che dall'altra parte il ruolo importante che ha avuto l'imprenditore in questi anni è stato quello di garantire ai propri collaboratori comunque ancora una vita dignitosa. E Certo. è ovvio che poi molti hanno dovuto chiudere e quindi hanno lasciato, la dico così senza mezzi, dei loro collaboratori in mezzo alla strada che sono stati raccolti dallo Stato, naturalmente mettendo tutti quei fondi a disposizione per far vivere le persone in maniera dignitosa. Vedremo dunque, visto che è arrivata anche la notizia che il Premier Draghi è risultato negativo al Covid, quindi è tornato al 100% alle sue funzioni, vedremo dunque se proporrà dei nuovi strumenti nel prossimo futuro per accompagnare questo periodo di incertezza. Domanda secca, risposta al volo, Alfredo.
Sul fronte turistico, quando ci sarà secondo te il recupero del gap rispetto al 2019? Dammi un anno, 2023, 2024? Ma io credo che se tutto rimane così fermo, il 2023 sarà sicuramente un anno buono per riportare in Italia anche quei turisti che arrivano da molto lontano. E quindi credo che dovremmo tirare ancora la cinghia questo anno, sperando poi che la guerra, anche questa, finisca rapidamente, per portare anche quei turisti russi che portavano benessere nei nostri cantieri, nelle nostre eccellenze, nelle nostre strutture super ricettive da 5 stelle, e quindi credo che il Certo. 2023 sia l'anno veramente della grande ripartenza, Potrebbe anche essere come l'anno dicevo prima, con le buono. fiere, con tutto quel turismo Anche il business travel, certo, che perfetto. sicuramente farà la sua parte. Ottimismo ce n'è anche da parte del ministro Garavaglia, che aveva detto sono dati buoni quelli di quest'anno fino ad ora, ma siamo pronti a migliorare ancora. E allora staremo a vedere, seguiremo anche questo tema. Io ringrazio Alfredo Gini, presidente di Imprese Storiche, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buon lavoro.